Livio Vallone e Maria Teresa Centro, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Briatico. Siamo qui per l'inaugurazione della via del pescatore. Sì, ha detto bene, la via del pescatore. Briatico è una cittadina di mare, quindi ha una percentuale considerevole di gente di mare, e tra queste vengono registrate presenze di anziani che in certa maniera hanno fatto la storia di questo paese, che ripeto era prettamente di natura marinara. Noi stiamo cercando come amministrazione, con il concorso e con l'adesione di altri movimenti, di altre associazioni come la Proloco, altri gruppi di volontariato, pensato che andare a riscoprire il modo d'essere, il modo di vivere, gli accasamenti di questa gente sarebbe stato una cosa molto gradevole, il che mi pare sia riuscito, perché qua tutti gli anziani che sanno di mare, che hanno passato parte della loro giovinezza tra le onde di questo mare, questa sera si sono ritrovati proprio per ricelebrare, per riconsiderare il proprio passato in chiave moderna, perché vivono la emotività dell'essere stati, ma nel contempo la soddisfazione che qualcuno si sta interessando di loro, del loro passato, del loro modo d'essere, del modo loro di vivere, con riconoscenza, perché noi facciamo queste cose con grande senso del dovere e anche con grandissima riconoscenza per quello che loro hanno fatto e per quello che loro hanno rappresentato. C'è un aspetto ovviamente anche di natura culturale, questa è una piazza bella, è una piazza che però ha bisogno di delle valvole di sfogo, e questi siti, questi vicoli sono eccezionali. Noi abbiamo avuto modo di constatare anche in altre città la valorizzazione di questo ambiente di borgo antico, e hanno riscosso grandissimo successo, anche perché hanno in certa maniera riscoperto la voglia nei nostri artigiani o negli artigiani in generale, la voglia di riaprire bottega, e qui ci sono tutte le condizioni perché una cosa del genere si possa fare. Quindi stiamo cercando di mettere assieme il senso dell'associazionismo, il senso della tradizione, il senso della riconoscenza, ma nel contempo anche lo stimolo perché questi siti siano rivitalizzati, non solo in circostanze come queste ma anche durante l'inverno, creando possibilmente luoghi di lavoro di tipo artigianale, di tipo culturale, di tipo associativo, però questi ambienti debbono rivivere. Dicevo al vice sindaco, alla dottoressa Centro, che gli spazi esterni sono quelle debbono rimanere, la messa in sicurezza della struttura sicuramente, ma le mura esterne non possono e non debbono essere rimosse assolutamente, perché perderebbe l'effetto, perderebbe quella che è la efficacia dell'occhio ma anche l'efficacia della mente del passato. Dottoressa, un evento realizzato in collaborazione con la Proloco, a sinergia, che è la collaborazione con il terzo settore, non può che far bene alle piccole comunità. Certamente sì, fin dal nostro insediamento come amministrazione comunale abbiamo fatto sì che ci fosse e fosse sempre maggiore la collaborazione tra l'ente comune e le associazioni presenti sul territorio. Riteniamo che solo con una stretta collaborazione, quindi il coinvolgimento della città, dei cittadini, la comunità possa crescere. Questa infatti, come ha detto lei, è nata da un'idea congiunta tra amministrazione, Proloco e liberi cittadini, che devo dire hanno avuto un ruolo determinante perché ci hanno consentito di realizzare al meglio l'iniziativa.
noi siamo convinti che attraverso la collaborazione, attraverso la nostra insistenza di voler recuperare le vecchie tradizioni, il valore della nostra economia, del valore economico dei nostri lavori più umili, questo possa servire anche ai giovani per affrontare al meglio le scelte future di vita, quindi cercare di instradarli sulle attività presenti sul territorio, cercandoli di trattenerli qui con noi nella nostra terra. Sono sempre iniziative lodevoli che però non devono essere fine a se stesse. Il nostro intento come amministrazione è quello di cercare di valorizzare quello che c'è sul territorio. Non c'è bisogno di andare lontano, noi abbiamo delle risorse enormi, occorre solo tanta volontà e determinazione e cercare di coinvolgere più giovani possibili e più associazioni possibili affinché si possano realizzare iniziative come queste che, devo dire, trovano grande riscontro nella cittadinanza, soprattutto in coloro che, venendo da fuori o che ritornano qui durante le vacanze estive, ritrovano un po' quei sapori, quegli odori, quei colori che magari avevano dimenticato e che ricordano la loro infanzia.